compagnia di Giuseppe Grimaldi, altro italiano che ha giocato questa tappa Wembley della ESPT. Impressioni non tanto sul torneo a livello tecnico, ma quanto sulla location. Quanto ti ha appassionato, cosa ti ha dato giocare in uno stadio? Un'emozione grandissima da grande appassionato di calcio quale sono. E la location è stata decisiva anche per la mia scelta di prendere parte sia inizialmente ai satelliti che poi anche giocarmi in live. Io non sono un grande giocatore, mi vedo più come organizzatore, insomma, della mia sala, del mio circuito regionale. E avere, ovviamente non posso mai permettermi tornei con buy-in di questo genere, e avere comunque la disponibilità di questo buy-in, se fosse stato un classico casino in cui si gioca i tornei, probabilmente avrei preferito, tra virgolette, farmi cashare il buy-in. Invece proprio la location mi ha spinto a prendere parte a questo che secondo me è un evento attualmente unico. Tu hai accennato a questo evento unico, io ti posso invece già confermare che non sarà unico, che questo evento verrà riprodotto, la location non è ancora confermata, quindi a te chiedo, sarai motivato a venire a giocare un altro evento di questo genere in un'altra location simile? Direi di sì, però bisogna anche fare conti col bankroll, quindi proverò a giocarmi più satelliti possibili dal prezzo basso, dall'ingresso basso, in modo da non mancare a questo successivo evento. Adesso possiamo passare anche al lato tecnico del gioco. Come è stato il tuo torneo? Come si è evoluto? Il mio torneo inizialmente è stato abbastanza agevole, il tavolo era semplice, ho gestito abbastanza bene il tavolo, ho preso pochi rischi, ero salito subito a 80.000 e ho aperto la busta al day 3 con 23.000 chips, che erano davvero pochi, bui erano 1.000-2.000, sono stati sufficienti per farmi andare ATM, che ripeto, per me che sono un qualificato dall'online è già un risultato. È vero che il primo, insomma, prende 1.000.000 di euro, però per me, per la prima esperienza di un torneo così importante, è già un risultato eccezionale. Ne approfitto per salutare gli amici che ci stanno seguendo da casa con tanta passione. Ringrazio gli amici di Assistbook per il loro splendido lavoro, Rudy con il quale abbiamo fatto delle ottime cene e continueremo a farne nei prossimi giorni, e in bocca al lupo al mio amico Peppe Stagno, che è ancora dentro, ha appena raddoppiato, e spero che arrivi fino in fondo.